Buonasera, oggi 24 maggio, vogliamo preparare insieme un formaggio spalmabile. L'altra volta l'abbiamo fatto con le erbe, questa volta lo facciamo invece in una versione dolce. Per questo siamo qua, perché raccogliamo un pochino di fragole di bosco, che sono le prime a maturare e sono dei piccoli bonbon. Come caramelle. Sono piccole, ma vale davvero la pena. Qualcuna l'ho già raccolta pochi minuti fa. Adesso, per la preparazione di questa sera, vogliamo raccogliere magari della menta. Per questo andiamo verso il vivaio, così vi faccio vedere qualcosa un po' particolare. È la parte dedicata al vivaio, è molto piccolo perché il nostro vivaio ha la particolarità che noi facciamo veramente nascere tutte le piante qua da seme o da talea quando abbiamo già piante madre. E quindi è un lavoro molto molto impegnativo e faccio in piccolo stile. E si può vedere, io uso i vasi, sono vasi internazionali, in Liguria si usa ancora il vaso da 12 rotondo. Internazionalmente invece si usano questi vasi da 9 o leggermente più grandi, da 11. Perché sono molto più facili per il trasporto, lo stoccaggio e tutto quanto. Questo è un cespuglio di salvia, una sola pianta. Si trova bene. E coltiviamo un po' di piante da frutto, lamponi, fragole, anche delle piante un po' particolari che magari vi faremo poi vedere piano piano, soprattutto quello che abbiamo già piantato da noi, che quindi è già più grande e più sviluppato. Aromatiche, piante da tisane e ci occupiamo di piante insolite, non le solite cose. Adesso che andiamo dalla menta vi faccio proprio vedere qualcosa un po' speciale. La menta a noi piace molto da bere come tisana fredda in estate, adesso quando c'è caldo, o calda in inverno. In cucina, adesso potete vedere, io coltivo le mie menta, queste sono le piante madre in queste vasche, per diversi vantaggi. Il primo, perché la menta è molto invadente, se messa in piena terra poi è difficile da tenere sotto controllo, esce ovunque, è troppo infestante. Oltretutto, dentro queste vasche è molto più comodo tenere sotto controllo perché le erbacce sono più facilmente controllabili che non in piena terra. Sono ciotole basse e larghe, perché la radice della menta è abbastanza superficiale, così non servono vasi profondi ma larghi, che così si può sviluppare bene. E io ho diverse varietà. Questa è una menta arancio che ha un aroma di scorza di arancia. Questa è la glaciale, appena tagliata perché abbiamo fatto la tisana ieri. Questa invece è una menta limone, ha un po' sete, molto vigorosa ed è molto buona da usare in cucina su piatti, carni bianche, sul pesce è ideale, ma anche per le macedonie, perché questo gusto citrato si accompagna bene anche alla frutta, alle preparazioni dolci. Questa è la piperita, la mojito, e arriva dal Nord America, Kentucky.
Questa è quella che voglio raccogliere questa sera, è una menta a fragola, questa arriva dal Medio Oriente e tutte le nostre menta non sono ibridi, sono piante che arrivano da tutte le parti del mondo, non è solo in Italia, non c'è solo in Italia la menta. Questa è una menta a fragola, ha un aroma intensissimo di fragola con poco mentolo. Va sempre tagliata il più basso possibile perché così si sviluppa meglio, si allarga, non va sfiluccata altrimenti poi si indebolisce. Quello che non si usa fresco si può porre a seccare in un luogo ventilato e all'ombra e si può tenere per l'inverno. Così un po' di menta fragola che combineremo con le fragoline di bosco. Questa invece è la menta cioccolato, una menta del nord Europa che ricorda i cioccolatini inglesi, gli after eight, questi cioccolatini alla menta. Questo abbiamo anche ancora altri tipi di menta, la menta banana, l'ultima arrivata. La menta banana. Questa invece è una menta pompelmo. E poi ancora la yerba buena sudamericana. Questa invece è un'altra nordamericana, la sweet lemon, limone dolce. Anche questa è una menta, anche se ha una foglia completamente diversa dalla menta, chiamata menta cervina, molto usata nella zona del Maghreb per il tè, il freddo, per la cucina. Presta tantissimo per il trito fresco all'ultimo momento, da aggiungere all'ultimo momento sulle pietanze perché questa foglia è molto molto fine e delicata. E adesso con questa bellissima luce del sole che piano piano comincia a calare, siamo verso le 6 la sera, andiamo verso casa. Questa è la Philadelphus, una pianta che io amo, un cespuglio che amo tantissimo perché è molto molto profumato. E io amo nel nostro giardino inserire qua e là piante profumate, così si creano sempre queste zone che risvegliano tutti i sensi ogni volta che uno passa. Salvia adesso è nel massimo splendore, l'abbiamo visto settimana scorsa, cominciava appena. Tempo di maggio, tempo di rose, anche lei l'abbiamo vista la settimana scorsa, cominciava appena appena a fiorire, adesso sta dando il meglio di sé. Questa fiorisce. Questo è il caprifoglio che abbiamo contro la parete di casa. Questa è la particolarità che mantiene le foglie, quasi il 90% delle foglie anche in inverno. Al fiore più piccolo, ma quest'anno ha veramente tantissimi fiori e anche lui comunque con questa fioritura così abbondante e profumato, amatissimo dagli insetti, dall'alba al tramonto è un continuo ronzio senza fine. Così iniziamo a preparare il formaggio. Questo facciamo, abbiamo detto, abbiamo due varianti oggi. Cominciamo con il formaggio con la menta fragola. Stacchiamo le foglie dal rametto,
perché la metto un po' duro, non va bene. Così. E poi le tritiamo leggermente, giusto per poterle poi incorporare bene al formaggio fresco. Come l'altra volta usiamo il quark come formaggio fresco, ma si può usare qualsiasi tipo di formaggio spalmabile, dalla robiola al mascarpone. Volendo si può usare anche lo yogurt, poi da consumare in coppette, chiaramente, perché lo yogurt rimane un pochino più molle, più liquido rispetto a questi tipi di formaggi. Così abbiamo tritato. Adesso prendiamo il formaggio. Qua, tolgo solo quella leggera acqua che si forma in superficie. Prendiamo una ciotola e mettiamo. All'interno il trito di erbe e io uso zucchero bianco, si può usare zucchero di canna, si può aggiungere al trito della stevia o della Lipia dulcis, che sono piante che servono per dolcificare. E entrambe si possono usare sia fresche che secche, diciamo adesso in stagione è sempre meglio fresco. Io comunque in questo caso uso un po' di zucchero e vedete io nel contenitore dello zucchero metto sempre un paio di bacche di vaniglia perché così lo zucchero prende questo gusto leggermente vanigliato, molto piacevole. Quindi un pochino di zucchero, proprio appena appena perché abbiamo usato poco formaggio. Misceliamo il tutto di modo che il formaggio prende bene il gusto di questa menta fragola. Adesso con la preparazione di formaggio fresco, vedete qua, uso dei biscottini al caramello, si possono usare tutti i biscottini a scelta che possono piacere di più, paste frolle, qualsiasi cosa, pasta sfoglia, una sac à poche, inseriamo il formaggio all'interno della sacca. Adesso la quantità è minima, quindi un po' più difficile. Qui sono stata un po' scarsa, così aggiungiamo ancora un pochino di preparazione di formaggio dolce. Ecco qua. Aggiungo ancora un po', si gira, ecco qua, credo che, magari ne esce ancora uno, quasi, adesso per finire riprendiamo di nuovo la nostra menta fragola e inseriamo
le foglioline in questo modo, volendo. Poi sempre ognuno può sbizzarrirsi a seconda della sua fantasia. Ecco, li disponiamo sul piatto, un po' così, e per finire applichiamo una bella fragolina di bosco su ognuno. Questa è una preparazione che è ideale per i bambini, per la merenda, ma non solo, per chi ama il tè freddo in questo caso, perché oggi la giornata era molto calda, metà giornata, o una tisana fredda. Adesso decoro ancora con qualche foglia di, con qualche petalo di rosa damascena, che è una rosa usata, la classica rosa da sciroppo, molto profumata, quindi da questo profumo. Ed ecco il risultato. Questa invece è la seconda preparazione che facciamo oggi con la menta cioccolato. Come ho già detto l'altra volta, io non lavo le erbe perché quando sono asciutte, per togliere l'eventuale terra basta batterle leggermente, così si puliscono praticamente da sole. Anche qui stacchiamo le foglie dal gambo. Verranno poi tritate. Come per la preparazione con la menta fragola e le fragole. Vi ricordo che tutto quello che vi rimane quando fate queste preparazioni dalle erbe non va buttato, ma si può, come ho detto già prima, si può seccare e tenere come scorta per l'inverno, oppure si possono fare dei mazzolini e mettere a fianco del lavandino in cucina, così quando si cucina si ha questo profumo tra i fornelli. Così adesso abbiamo tritato, facciamo come prima, prendiamo di nuovo un po' di questo formaggio. Inseriamo il trito. Un po' di zucchero vanigliato. Questo zucchero vanigliato io lo uso volentieri anche quando faccio i biscotti in casa. E questo gusto di vaniglia rende più dolce, così si usa meno zucchero. Eccolo qua, ben miscelato. Anche questo con un cucchiaio lo mettiamo nella sac à poche. Così per poter decorare, adesso io uso gli stessi biscotti. Anche interessante, si possono anche provare degli abbinamenti un po' particolari, ad esempio con i tuk. Tutti conosciamo i tuk, sono quei biscotti un po' salati. E per chi ha voglia di scoprire nuove combinazioni, può essere qualcosa abbastanza interessante. Adesso facciamo di nuovo. Ripetiamo l'operazione per guarnire i biscottini. Solo bisogna far scendere bene la preparazione all'interno della sacca. Eccola qua.
anche simpatica questa colorazione un po' variegata verde che prende il formaggio. Qua. Anche qua possiamo guarnire con foglie, in questo caso magari usiamo foglie piccole perché sono più indicate, perché poi si possono mangiare tranquillamente, si mangia tutto, non è che. Se proprio qualcuno è diffidente può lasciarle a parte. Ma normalmente queste cose rendono molto curioso, molto curiose le persone. Ecco qua. Per finire, utilizziamo del cioccolato a scaglie e con questo decoriamo ulteriormente. I nostri biscottini. Si può usare normalmente questo cioccolato a scaglie, è un cioccolato non particolarmente amaro, però si possono creare delle scaglie anche semplicemente con un coltello grattando barrette di cioccolata, quadrette di cioccolata, quindi si possono usare anche lì, esistono diversi tipi di cioccolate con arance o cioccolata amara con 80% all'80%, ad esempio, che è così molto amaro. Ecco qua. Completiamo il piattino con un po' di decorazione, possiamo usare quel poco di trito che è rimasto della menta per guarnire il piatto di portata, ecco qua, ancora due foglioline di menta. E visto che abbiamo le fragoline, perché no, anche qua, giusto per decorare, per stuzzicare un po' i nostri amici, un pochino di fragoline. Ecco qua, abbiamo ancora un po' di formaggio nella sacca, così possiamo proprio. Ecco qua. Buon stuzzichino. Un saluto e alla prossima volta.